Bella ragazzi, io sono il Gunner, missione 5 di DMC, Devil May Cry Definitive Edition. Siamo in Virility, sempre a livello cacciatore demoni. E direi di potenziare Osiris perché io spesso mi capita di fare come con l'altra demoniaca, due volte triangolo, pausa e tre volte triangolo, ma non mi fa nulla perché devo comprare la mossa, quindi direi la compro. E comunque come oggetto mi serve. Cioè, quando ci saranno quelli là di ghiaccio da far fuori, devo usare per forza quest'arma. E se non ho molte, come si dice, molte mosse, non è il massimo, insomma. Metterei anche triturazione quasi quasi, perché è una mossa in più utile, molto utile. E per ora mi fermo qua. Ho altri due punti, ma li tengo per dopo. Quindi iniziamo subito. Perfetto, si comincia, dobbiamo seguire Kat verso la fenditura per andare ad affrontare la succube, il demone che crea questa roba, l'ingrediente segreto sostanzialmente. Di qua, credo. Non eri già stata qui? Sì, ma durante un'esperienza extracorporea anni fa. Volando in forma di spirito? Sì, nel limbo. Virgil dice che potrebbe essere utile per raccogliere informazioni, ma non so farlo a comando. Allora, come hai fatto in passato? Succedeva in seguito a un trauma estremo. Gli incubi. Che cosa sono gli incubi? Una cosa del passato. Perfetto, siamo in zona. Ok, è un po' lunga la strada, mi ricordo, ma adesso è figo. Abbastanza figo. Ok, siamo quasi Una volta nel arrivati. limbo, devi seguire i tuoi passi verso la stanza di miscelazione. Dovrebbe essere facile. Forse, ma i demoni possono avvertire la tua presenza quando sei nel limbo. Sta attento. Quando sarò alla stanza di miscelazione? Potrai scendere nelle profondità della fabbrica. E uccidere la succube. Esattamente. Perfetto, dobbiamo tornare indietro però dal limbo ed è un po' più figo dal limbo, eh. Potete vedere anche voi. Adesso sono due strade, mi ricordo, e una però dava qualcosa in più che era probabilmente un'anima perduta, un segreto da trovare. Eccola là. Ci arriva da qua. Proviamo. Ok. E sì. Eccola là. Eccola là. Ok, il fatto è che se torno giù non mi ricordo, cioè se vado là è direttamente dove rotta la storia lì, dove devo andare, però forse di sotto c'era qualcosa da vedere. Adesso vediamo un attimo, piccola deviazione, noi arriviamo da qua. Ok, noi arriviamo da qua. Queste strade però. Allora vai di qua. Di qua. Qua vai direttamente dove devi andare, però qua c'è qualcos'altro, mi pare. Perché ci avete messo tanto? Effettivamente. Vieni qua, pezzettino di merda. Perfetto. Poi? C'è nessun altro? No. C'era un segreto da qualche parte. No, forse dovevo andare di qua, cazzarola. Non mi ricordo più. So che c'era qualcosa da prendere. Anche qua, boh. Che è una sorta di labirinto. Cioè, tutte le strade portano allo stesso posto, però ci si può arrivare in modi diversi. Due.
No, sono allo stesso punto di prima. Va bene. Magari mi è sfuggito qualcosa, cioè, può anche essere. No! Ma vaffanculo. Ma che pirla. Così. Ok, questo invece è quello che si deve far fuori con l'arma infernale. È l'opposto di quello del ghiaccio. Cavaliere dell'inferno, giustamente. Ehi, dov'è la stanza di miscelazione? Sì, lo so, ce lo saprà dire sicuramente, guarda. Si può far fuori solo con quest'arma qua. Ottimo. Poi. Poi, qualcun altro. Oh, il culone. Due e tre. Facciamo l'incazzere subito. Il culone. Perfetto. Meraviglia. Poi. Tutto lì olio. Perfetto. Altro? In ritardo. Perfetto. E qua un po' di vita. E l'ho persa cadendo due volte. Ma quello là l'ho già fatto fuori? Non riesco a capire, scusate, vado a vedere. Ah no, no, le palle proprio. Ok, adesso sì. Me l'ero persa. Ok, qua c'era un passaggio segreto per andar lì dietro. E forse qui, eccolo qui. Ok. La chiave. Torniamo sui nostri passi. Di nuovo. Oh, qui ci sono un po' di cosine da prendere, nascoste. Qua ce n'è una. O di anima o di chiave. È da qualche parte. C'è proprio una porta. Io ricordo che c'era forse anche una chiave, qualcosa. No, vabbè, entriamo. Yes. Vediamo questa missione qual era. Allora, conflitto demoniaco. Uccidi tutti i nemici prima dello scadere del tempo. I nemici subiscono danni sono armi demoniache. Perfetto, è l'ideale che fa per noi. Devastazione! Tu vieni qua che mi hai rotto già le palle abbastanza. Pezzo di merda! Pezzo di merda! Vieni qua. Schiva, schiva, cazzo! Come facevo una volta? Ah già, è vero. Come facevo una volta a schivarle sempre? Io ho finito anche a livello inferno su Xbox 360, ma o ero più prudente. Perfetto. Perfect. Ok, riprendiamo. E... no, lì allora non c'è nulla. Allora è dopo che c'è qualcosa.
Oh oh, far 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 bella. No, non sento sospiri. Ok, bisogna andare là. Qui compariva qualche stronzo. Dai. Ok. Fatti fuori. A posto. Ottimo. E... ah, di qua c'era qualcosa da prendere. Dicevo, qua c'è qualcosa da prendere. Tipo, sento... sì, là sopra c'è. Com'è che si faceva entrare qua? Mi ricordo che c'era un metodo per salire sopra senza farsi troppo del male. Ah, probabilmente devo fare il giro. Ok, facciamo così. Così facciamo un po' prima. Ecco qua. Vado un attimo in esplorazione. Ah, ci vuole Erix. Non puoi toccare. Grazie. Non vi dovete danneggiare tra di voi, però. Ecco la mossa che dicevo. Perfetto! Devo dire che ho fatto bene a comprare quella mossa in più. Qui qua sopra c'è qualcosa, eh. Non abbia... non... non con troppa fretta, eh. Ah, ecco, questi erano i tubi della succube che si vedevano nel mondo reale. Quelli che portavano liquido. In realtà sono così. Qui c'è una sorta di labirinto. Un po' di gente, eh. Un po' di disastro. Ma vaffanculo, pezzo di merda. Ma vaffanculo. Mi devo un po' riabituare al tutto. Quanto vi odio quando mi colpite alle spalle. Sti sacchi di merda. Te non devi alzarti neanche a morire. Cazzo di poco. Oh oh oh. Ah, c'è il fuoco amico, è vero. Bellissima. Cazzo. Ah, dai, dai, dai. Ok. Schiva, schiva, schiva. Madonna, perché non schiva più? Una volta, cioè, schivavo benissimo. Non so perché adesso non riesco più a farlo come una volta. Ma probabilmente perché avevo... oh, cazzo. Oh. Dai, 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 dai. Succa.
Probabilmente prima avendo Erix riuscivo a gestire meglio tutte le varie risse, perché poi capirete perché quando più avanti nel gioco. Allora, là c'è una roba. Oh, succa. Qua in fondo c'è una roba da prendere. Qua c'è una sorta di labirinto. Bastardi. Dove diavolo è la stanza? Sì, no, ma io sto cercando un'altra cosa adesso. Sto cercando un'anima smarrita che mi pare che era da queste parti. Ok, dicevo. Però poi magari sto facendo anche la strada giusta. Che ne so. No, sicuramente non è la strada giusta, ma io sto cercando adesso qualcos'altro. Allora, io arrivo da qua, ok. Quindi sono andato di là. E ok. Adesso io vado di qua. Io solitamente faccio sempre questa strada. Vado di qua perché seguo le tracce. Prima chiazza, salto. Seguo la strada e dovrebbe esserci tra poco un passaggio per prendere qualcosa. No. Ok, allora vado per la strada giusta. Poi io se la troverò bene, se no niente. Bene lo stesso. Ah, è lì, è lì. Vieni, vieni. Voglio venire fin lì. Allora, qua dentro c'è qualcosa. Ah no, una stanza. Ok, però mi sa che non ho la chiave. Esatto, non ho la chiave. Ma niente. Alla prossima. Che palle, ma lunghi la strada ogni volta. No, 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 questo non facciamolo reagire. No, no. Dicevo, per forza di qua. Allora, me la sarò immaginato, mi ricordo male. Ci sono tante di quelle strade in questo punto. Eccola qua la stanza. Che schifo. Dammi un minuto. Stai attento. Certo, tanto devo stare attento alle chiazze che ci sono in giro ogni tanto. Come dico sempre io, basta svolazzare. Ma vaffanculo, va. Vaffan... figlio di una grandissima puttana. Mi faccio colpire troppe volte. Ok. Oh cazzo, 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 cazzo. Suka! Oh, il culone, il culone. Due culoni. Allora, chi di due culoni vuole essere il più grande perdente del limbo? Ok, culone uno.
ne è uno. Muoviti, 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 muoviti. Vieni, vieni, pezzo di merda. Dai, 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 vieni qua. Mi vedi? Dai, corri, schifoso sacco di merda. Vieni qua. Ma che cazzo fai, ma? Fai schifo. Oh, cazzo! Vaffanculo. Fate incazzare tutte e due. E uno è andato. Vieni qua, culone. Dai. Aha. Zigato. Oh, calmati, calmati. Ok. Andato. Congratulazioni. Bene così. Hai vinto. Perfetto. Continuiamo la nostra scalata verso la succube. Ok, è finita. Bene ragazzi, anche questo video è finito. Se vi è piaciuto, come sempre, like, iscrivetevi al canale, lasciatemi anche un commento e ci vediamo presto al prossimo episodio. Ciao!